Sì, grazie Presidente. Al di là del titolo che naturalmente richiama ad una necessità reale, che è quella che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che più di un anno fa, in realtà un anno e mezzo fa ormai, ha emesso un bando nazionale per il finanziamento di idee innovative, proceda nel più breve tempo possibile a fronte di una graduatoria che ha individuato dei progetti vincitori all'erogazione di questo contributo, che è un contributo a fondo perduto. Quindi la richiesta di chiarimenti del consigliere è una richiesta che noi più volte, sia formalmente che informalmente, abbiamo avanzato nei confronti del Ministero e per cui poco posso aggiungere, se non il fatto appunto che già sono stati sufficientemente lunghi i tempi di valutazione. Se a questi si aggiungono gli ulteriori tempi per l'erogazione, il bando, che dovrebbe avere un carattere anche di innovazione, rischia di perdere, diciamo, l'essenza e il significato autentico. Quindi noi non abbiamo in questo momento notizie ufficiali da parte del Ministero, se non quelle pubblicate, io parlo di ufficiali, se non quelle pubblicate sul sito del MIUR, che fanno riferimento a un decreto direttoriale di qualche settimana fa, in particolare del 31 ottobre 2013, che finalmente contiene l'approvazione della valutazione tecnico-scientifica dei progetti. Naturalmente non vi è titolo da parte nostra per intraprendere alcuna azione, se non quella naturalmente di sollecitare, come ho già detto, i rappresentanti, non tanto i rappresentanti dei progetti vincitori quanto i funzionari del MIUR. C'è da dire però che con i rappresentanti dei progetti vincitori c'è un costante aggiornamento, e il tutto nasce dall'endorsement che alla città di Torino era chiesto rispetto ai progetti che hanno partecipato al bando. Ricordo infatti che sono state 12 le proposte che hanno visto la lettera di endorsement della città di Torino, 3 sono i progetti vincitori, 9 sono i progetti non vincitori rispetto proprio a questo decreto direttoriale. È bene far presente che i progetti presentati hanno avuto la necessità di una partnership formale da parte della città di Torino, sotto forma di un sostegno e di un'approvazione. In questo senso l'utilizzo in momenti pubblici di disseminazione, di formazione, di riflessione sui temi dell'innovazione sociale è stata sempre impostata nel solco di una continuità di un rapporto di partnership iniziato nella fase di predisposizione delle candidature al bando MIUR. E si tratta di una politica nuova, quella dell'innovazione sociale, una politica che comunque noi giudichiamo positivamente, indipendentemente dai ritardi che sta perpetuando il Ministero nei confronti dei soggetti vincitori per quanto riguarda l'erogazione di questi contributi, politica che la città comunque, indipendentemente da questa partita, ha fatto proprio, perché è stata l'occasione per noi per accompagnare innanzitutto la predisposizione di questi progetti. Abbiamo voluto amplificare anche questa opportunità di finanziamento con una presentazione del bando nazionale. Ci sono stati diversi incontri conoscitivi e formativi sui temi che compongono il più ampio ambito dell'innovazione sociale. Ci sono stati poi, in occasione della scadenza della presentazione dei progetti, poi successivamente quando è stata approvata la graduatoria, ci sono stati, è vero, dei momenti di disseminazione di informazione, ma che erano, come ho già detto, orientati a continuare a garantire il partenariato che noi non volevamo solo formale da parte della città di Torino nei loro confronti. La città, tra l'altro, e questo sì invece riguarda le nostre competenze, le nostre risorse, il nostro impegno, ha deliberato a dicembre 2013 un proprio progetto di sostegno alla creazione di imprese impegnate nel campo dell'innovazione sociale attraverso un bando pubblico. Il 16 gennaio ha aperto lo sportello per accedere al programma della città di Torino che sostiene progetti imprenditoriali nel campo dell'innovazione sociale. Questo progetto si rivolge a imprenditori e aspiranti imprenditori con meno di 40 anni, offre un accompagnamento alla costituzione e allo sviluppo dell'impresa,
attraverso un sostegno finanziario, attraverso servizi supplementari offerti dalla rete dei partner. Questo sportello è aperto su appuntamento attraverso un numero verde che approfitto di questa interpellanza per divulgare, che è l'800 300 194. Tutte queste informazioni sono sul sito della città di Torino, in particolare sulla piattaforma ad hoc costituita, che è torinosocialinnovation.it. In questo caso le risorse proprie rese disponibili ammontano a circa 2 milioni di euro. Una parte di queste risorse sono in servizi, quindi tramite un'impresa di consulenza contrattualizzata dalla città, i due incubatori del Politecnico e dell'Università di Torino, il servizio MIP, il mettersi in proprio della provincia, e una parte a fondo perduto, circa 800.000 euro. Una parte ancora in fondo di garanzia, copertura dei prestiti forniti da banche selezionate tramite avviso di gara. Lo scorso anno la città ha anche emanato un bando per la manifestazione di interesse all'utilizzo dei locali che si renderanno disponibili presso l'area dell'ex Incet. Al bando hanno risposto 15 soggetti proponendo idee e modelli di gestione che sono al vaglio della città in vista di un bando di assegnazione che avverrà nei prossimi mesi. E naturalmente questo avverrà non appena saranno conclusi definitivamente i lavori di riqualificazione. Quindi in sintesi non posso che confermare il nostro interesse per una politica che questa amministrazione condivide e, come ho cercato di riassumere molto velocemente, rilancia attraverso un'iniziativa propria. Rispetto naturalmente all'opportunità di finanziamento del MIUR, continua il monitoraggio e l'attenzione costante, non fosse altro che politicamente in più di un'occasione io direttamente al signor Ministro ho rappresentato la necessità di erogare al più presto questi finanziamenti. Tengo a dire che la stessa attenzione che noi stiamo portando avanti nei confronti di questi progetti di social innovation portiamo anche sull'altro tavolo, che è la rimanente parte, diciamo, del bando MIUR, quello con un carattere più industriale, con finanziamenti per la ricerca, che per il nostro territorio ammontano a più di 100 milioni di euro per le imprese del nostro territorio. Quindi la stessa attenzione che poniamo su questi bandi naturalmente poniamo anche sugli altri. Non possiamo che continuare quindi a sollecitare il Ministero affinché superi queste difficoltà che hanno rallentato eccessivamente l'erogazione di questi contributi, nella speranza che questi contributi possano poi innestarsi nelle politiche che la città di Torino sta portando avanti. Un'ultima considerazione riguarda il link con le circoscrizioni e la comunicazione. Si fa menzione nell'interpellanza del fatto che ci sia un abuso di comunicazione da parte di questa amministrazione, creando delle aspettative. Nulla di più falso, nel senso che tutte le attività che noi abbiamo fatto, ripeto, sono state sempre improntate a favorire quella collaborazione, quel partenariato che la stessa partecipazione al bando MIUR necessitava, richiedeva. Ci siamo preoccupati, questo sì, è una preoccupazione di cui mi assumo anche la responsabilità, di presentare questi progetti nelle circoscrizioni per favorire un legame diretto con i territori nei quali sono stati presentati. In alcuni casi questo è stato efficace e utile, per cui si stanno sviluppando delle forme di collaborazione anche a livello territoriale, in altri, per il carattere dell'idea presentata, per la difficoltà di andare a realizzare in quel territorio specifico il progetto, questo non è avvenuto. In ogni caso credo che l'amministrazione bene abbia fatto ad accompagnare questi ragazzi in fase di predisposizione e presentazione del progetto, bene continua a fare ad avere l'attenzione nei confronti di questi ragazzi, indipendentemente dal fatto che le risorse tardino ad arrivare, ma questo non è evidentemente imputabile alla città di Torino. Grazie assessore, prego consigliere Bertola. Grazie, ma è tutto molto bello quello che ha raccontato l'assessore, però io vorrei tornare al punto della questione, nel senso che appunto siamo assolutamente d'accordo e ben contenti che la città faccia politica di innovazione e che si agganci anche alle politiche nazionali, come questo bando del Ministero dell'Università della Ricerca. Il problema qui è che abbiamo delle persone che a luglio 2012 hanno visto il bando e hanno presentato appunto la domanda per avere questi finanziamenti, li hanno vinti un anno fa, nel febbraio 2013, e da un anno stanno aspettando di ricevere i fondi per iniziare i progetti. Cosa che non è banale, perché non c'è solo il problema che magari il progetto innovativo che è stato presentato diventa più vecchio e quindi perde l'opportunità di mercato e non diventa più fattibile, ma c'è anche il problema poi proprio delle persone, nel senso che se uno deve fondare un'azienda e fare una startup innovativa, cosa che richiede un impegno al 101% delle proprie capacità,
deve probabilmente lasciare il lavoro se sta lavorando, o magari deve rinunciare a offerte di lavoro per dedicarsi a questo, cioè deve fare delle scelte di vita, cose che va fatta in un tempo ragionevole. Non si può rimanere appesi un anno per sapere se i fondi arrivano, come arrivano. A quanto pare non sanno neanche esattamente in che forma arriveranno, se dovranno costituire l'azienda, pare di no, perché in realtà il finanziamento era per singoli, ma allora come vengono gestiti, insomma, c'è una totale nebulosità di come deve funzionare questo meccanismo, e quindi queste persone sono lì appese da un anno che non sanno cosa fare della propria vita. E questo appunto è esattamente l'opposto del principio dell'innovazione, che dovrebbe essere veloce, efficiente e moderna, diciamo. Allora, ovviamente io capisco che il finanziamento dipende dal Ministero dell'Università, che tra l'altro finanziamento costruito in modo abbastanza complesso, perché questi ragazzi devono andare in partner con degli enti pubblici, la città, eccetera, che poi fa un po' da cappello, eccetera. Però a un certo punto bisogna che qualcuno faccia uscire questi soldi, cioè dia la possibilità a questi progetti di cominciare, perché se no succede di sentirsi un po' presi in giro. E quindi appunto io mi sono stupito quando, dopo aver visto la presentazione di questi progetti in commissione, credo lo scorso giugno, cioè ormai appunto anche lì quasi un anno fa, di aver scoperto poi dopo molti mesi che i progetti non erano ancora partiti perché i soldi non erano ancora arrivati. Però nel frattempo io ho visto appunto, oltre alla presentazione in commissione, eventi pubblici di presentazione, ho visto manifesti in città, ho visto tutta una serie di cose che promuovevano questa grande idea di Torino Social Innovation, che è sicuramente una buona idea, però appunto è un po' una presa in giro continuare a dire abbiamo fatto questo, guardate che bravi che siamo, che un quarto dei progetti nazionali finanziati vengono da Torino, e poi però i progetti non partono, perché alla fine appunto credo che una sola cosa dovrebbe fare l'assessore, magari il sindaco, che comunque appunto presidente dell'ANCI, insomma un peso nazionale, cioè alzare il telefono, chiamare il ministro dell'università e dirgli allora quando è che tirate fuori questi soldi? Cioè francamente mi sembra per il peso che hanno questi progetti nella nostra visione strategica, il fatto che un quarto dei progetti vengono da Torino, ma comunque ci sono altri tre quarti di progetti da tutte le altre città d'Italia, il sindaco presidente dell'ANCI credo che abbia tutte le prerogative, il diritto e il dovere di alzare questo telefono e smuovere le cose, perché noi peraltro abbiamo già anche in parallelo questa interpellanza fatta, messo in azione i nostri parlamentari della Commissione, eccetera, per cui insomma abbiamo anche seguito altri canali, quindi è arrivato un sollecito anche dai nostri parlamentari della Commissione Istruzione della Camera, l'onorevole Chimienti, che ringrazio, però anche lì la risposta è stata sì, stiamo vedendo, stiamo facendo, eccetera, per cui forse invece se la cosa arriva direttamente all'altezza del Ministro, dal Presidente dell'ANCI, magari riusciamo a smuoverla. Poi tutto il resto è bellissimo, per cui sono ben contento che facciamo il progetto dell'ex Incet, però vediamo di chiudere qualcosa e di concludere qualcosa tanto di questi progetti, sennò appunto facciamo tanta propaganda, anche mi permetta, e facciamo tanta pubblicità a dei grandi progetti di innovativi da città meritori che poi in realtà si concludono in niente. Grazie. L'assessore intende brevemente replicare, ricordo che gli interventi devono essere contenuti per entrambi entro i 5 minuti, no, ma anche quello di prima. No, io ci metto solo 30 secondi a ribadire il fatto che la propaganda, così come è stata definita dal consigliere, in realtà è comunicazione di quanto l'amministrazione sta facendo, non di quanto il MIUR non sta facendo, per intenderci. Quindi quando ho descritto che questo territorio, questa città investe 2 milioni di euro di risorse proprie per sostenere l'innovazione sociale, lo dico contestualizzando con la discussione di questa interpellanza, con la consapevolezza di chi crede che questa sia una politica buona, che questo territorio bene faccia rilanciare il tema dell'innovazione sociale e bene faccia anche introdurre una serie di risorse proprie per alimentare questa politica e offrire ai giovani delle opportunità utili a supportare le iniziative che portano avanti. La messa a disposizione di un edificio dell'amministrazione nell'ambito di una riqualificazione territoriale mi sembra un modo concreto per poter accompagnare nuove idee e progetti nell'ambito dell'innovazione sociale. Garantire degli strumenti di supporto alla creazione di impresa attraverso il coinvolgimento, ad esempio, di percorsi come quello del MIP sembra un elemento concreto che va, insieme a tutti gli altri che non sto qui ad elencare, hanno bisogno di essere veicolati e comunicati, perché sono tanti giovani che ancora, torinesi, che ancora non conoscono queste opportunità. Ebbene, io credo faccia l'amministrazione a non fare propaganda, quanto a divulgare e comunicare questi sforzi che possono essere messi, devono essere messi a disposizione del più ampio numero di giovani possibile.